tanti ritornelli. Eccoci qua, cari amici, buongiorno da Paola Belloni. Ciao Paola, come stai? Benissimo, grazie, contenta di essere qua veramente. da Luciano Nelli. Con tutti voi, sono io. Ma non no, con Luciano. Sai perché mi piace scherzare, mi piace giocare, no? Ma poi sono sempre gli stessi scherzi da anni. Sì, vabbè, ma che devo fare? Modernizzati, cambia questi scherzi, non li fare più. Beh, faccio giocoliere. No, no, guarda, fai già, vabbè, lasciamo stare, cambiamo gioco. Come faccio a girare le palle? Non sa girare nessuno, cioè una roba così. Invece adesso devi tornare serio, perché abbiamo una grande richiesta. Non posso, perché quando io sono vicino a te, io mi diverto. Allora, te non mi dai questa sensazione di essere serio, mi dai la sensazione di giocare, io gioco, ecco. Non so, capito? Se prenderla come un complimento, sì, come un'onta, ma va bene. Tu non lo sai, ma tu sei cavarettista, sei, cioè, capito? Cioè, per esempio... Veramente, amici, ma come faccio? Per esempio, Staglieolio, no? No, ma che tu... Bastava guardare, e ridevi, no? Poi quando facevano così, i balli di gruppo l'hanno inventati loro, Non ho parole. L'hanno inventati Staglieolio. Cioè, io chi sarei? Non lo so. Quello magro. Sì, no, vorrei dire che io sono olio. No, vabbè, ascolta, sei cercata. Vabbè. Allora, tutto questo per divagare un po', tu dovevi essere invece molto serio, perché abbiamo una grande richiesta. Una canzone nella tua versione, questa canzone l'hanno cantata tutti veramente. La canzone cos'è? Mamma. L'hanno cantata tutti. Ma l'hanno cantata anche i bambini appena nati. Sicuramente, la prima parola si pensa che comunque possa essere quella, no? Ecco, se poi papà uno... Vabbè, sì, una versione particolare, cioè una versione proprio originale. Molto successo. Molto roccheggiante, sì. Quindi è cambiata, cioè il timbro è fatta un po'... tradizionale come canto, ma come arrangiamento molto aggressiva, molto aggressiva. Sì, vabbè, bella. Mamma Luciano. Devo dire, tra l'altro, fatta dal proprio all'Eurotaverna di Milano, accompagnato dall'orchestra Castellina Quasi. Mamma, per voi. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice è il più bel sogno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuor. Mamma, per tutte le mamme. Mamma, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita
vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Joe Boss dediche, vediamo un po'. Allora, ci scrivono da Ferrara. Ferrara, che bella, bellissima città Ferrara. Silvio che svela una cosa, dice: la voterò come canzone del mese perché merita veramente. Ah. Grande Elena in Baila Lento, guardate, guardate e votate anche voi. Sono di Ferrara, appunto, infatti si chiama Silvio di Ferrara. Mm. Che buon promoter, devo dire, Silvio. Votate. Tra l'altro Elena ha già vinto un mese, certo. Se non sbaglio, con Segretamente. Anche perché noi stiamo passando al momento Segretamente, però siccome si possono votare tutte le canzoni, anche quelle dedicate appunto da voi, quindi in jukebox dediche, Baila Lento, la voce è sempre quella meravigliosa di Elena. Your box dediche. E arriva l'amico Paolo Bertoli con un altro suo successo, che tra l'altro è stata anche questa una canzone regina, ed è Notte a Venezia. Paolo Bertoli, complimenti per voi. Per i costumi. We'll be right back.
adesso la canzoncina del Fagioni che sta avendo un bel successo. Sì. Vai così. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. La migliore medicina è ascoltar la canzoncina. Buongiorno a tutti. Oggi si va al mercato, perché il mercato è sempre un luogo d'aggregazione e anche di divertimento. Io c'ho il banchino pieno di dorciumi, chicchi di menta, seme e caramelle. Con il croccante i denti ti consumi e ti sciagatti tutte le mascelle. Prima cantavano così, urlavano, no? Bimbi, c'ho delle belle mele, sposa altri tempi. C'ho le palle verdi, fatti vedere dal dottore. E c'è uno va dal dottore perché dice: dottore, c'è un testicolo celeste. Va tagliato, se no va in cancrena. Qualche giorno dopo: dottore, c'è un testicolo celeste, anche l'altro. Va tagliato. Ma come, dottore? Va dal... C'ho anche il Migigi che è diventato celeste. Va tagliato. Ma come faccio, dottore? Qualche giorno dopo: guarda, ti ci metto un tubicino, così almeno. Va dal dottore qualche giorno dopo: dottore, anche il tubicino mi è diventato celeste. Secondo me a loro sono i jeans che scoloriscono. Oh, la migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Un'altra straordinaria canzone che ho scritto insieme al mio amico Dino Bucciante. Questo in questo caso è proprio un mambo. Un mambo. Infatti si chiama Che Mambo. E lo balliamo tutta la domenica all'insegna del baile latinoamericano. Eseguito da tante orchestre, tra l'altro noi lo facciamo tutte le sere. Intervistiamo? Andiamo. Pronti sigla. Siamo. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. I
l'intervista con l'artista. Eccoci. In queste puntate di Ritornelli vogliamo far ritornare agli antichi splendori Metato, che è una ridente cittadina del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Abbiamo qui Davide, che praticamente è diventato un po' il portavoce, lo storico, anche se poi insomma non è che è in età, voglio dire, no, da storico, ma vabbè, lo storico, sì, di comunque, Metato, una buona parte di Metato l'hai, esatto, vissuta. Abbiamo detto, sì, sì, la storia inizia un po' negli anni 70, no? In cui Metato, sì, aveva questo grande successo e poi negli anni successivi, grazie anche all'input di qualche commerciante, di qualcuno che ha prestato, sì, sì, la propria attenzione e magari anche qualche disponibilità economica, che mai guasta, per far sì che si, certo, tornasse alla ricchezza, insomma allo splendore, certo, della cittadina, ci siamo riusciti, perché devo dire, se facciamo, Davide, due somme di quest'anno, a Metato c'è, quante persone c'erano? Quest'anno siamo attestati a 6.000-6.500. Ecco, caspita, quindi... Non si potrebbe dire... perché per motivi di sicurezza, chiaramente, però non è, vabbè, che io aspettavo... Non l'abbiamo detto, no, infatti. No, non è che aspettavo... Io ho detto che all'incirca le persone potrebbero, certo, essere quelle del paese, perché Metato è un paese con un bacino di 3.000 persone. Ecco, quindi voglio dire... Sono andato a piedi perché sono da fuori. Certamente, no, poi si sono magari duplicate anche lì, non si sa, non possiamo, certo, sapere, non c'è dato sapere. Però noi dobbiamo dire che in un periodo di cosiddetta crisi avere questa grande affluenza, e noi la possiamo proprio testimoniare, perché, certo, eravamo presenti sia quando ci hai portato in quel bellissimo ristorante, in quel posto dove si fa anche musica un po' alla vecchia maniera, sì, brava, no? Brava, ecco, un cuoco formidabile con un ragù che insomma va mangiato anche da solo. Gianni, salutiamo tutte Gianni. Persone volontarie, ma infatti l'avevamo visto. Il montaggio delle luci, il montaggio, sì, dei palchi, è tutta opera nostra. Tutto volontariato, quindi insomma, bello, è stata una serata meravigliosa. E poi devo dire anche molta attenzione anche con i controlli, certo, insomma, sulle, abbiamo, no, le strutture. Abbastanza complicato. Ecco, ma per esempio, vabbè, poi risolvibili, perché comunque la burocrazia italiana è quella che frega, no? Certo, concordi, certo, siamo sempre molto dietro a queste lungaggini burocratiche. Purtroppo. Qualche uccellino, beh, mi ha detto che ci sono stati altri paesi che hanno cercato di copiare Metato, ma Metato... Sì, perché giustamente, no? Qualcuno, anzi addirittura, posso dire, mi hanno cercato, ecco, per organizzare qualcosa da un'altra non parte. Può. Non potevo assolutamente, certo, cioè, mischiare mai una cedere cosa del genere. E hanno tentato con molti più mezzi di noi, con, sì, molti più sponsor anche piuttosto forti, però non è stato, si ritorna alla fiera del paese, si, certo, ritorna, diciamo, alla sagretta normale, ecco, noi questo non è il nostro spirito, noi è partecipare tutto il paese, i commercianti che operano anche fuori dal paese ma che poi rientrano in quella data precisa, perché è sempre l'ultimo venerdì di giugno. Di giugno, vedi, sempre, lo diciamo anche al nostro pubblico, così sempre per la prossima estate si preparano già per venire a vedere, perché merita, un evento che merita di essere visto. Senza grandissime pubblicità, certo, ti ripeto, perché noi non abbiamo fatto né giornale né, soltanto su qualche social abbiamo fatto, abbiamo un ragazzo che si interessa di pubblicare su... Perché bene o male adesso i social sono, sì, diventati anche il mezzo di comunicazione più veloce. Abbiamo un po' l'orchestra, sì, Ellie, ecco, il DJ... Un'orchestra a caso Luciano Nelli. Certo, comunque, Davide, altrimenti, ritorni, promettimi che ritorni, ci sarà anche Luciano perché vuole farti qualche domanda. Bene, anche lui. Perché Metato c'è. Volentieri, Davide. Volentieri, grazie. E adesso arriva Paola Belloni, lei. E beh... con questa sua meravigliosa interpretazione di una canzone indimenticabile. Ah, io l'adoro, questa canzone è evergreen nella musica sudamericana. Ti piace veramente tanto, ma devo dire che c'è anche tanto pubblico che te la chiede. La rumba begin. Un po' rumba begin. Sì. Storia de un amor, Paola Belloni. Da dove? Dov'è questo filmato? Lo sai? Forse... In Ungarà, sicuramente in Ungarà. Okay. Storia de un amor. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor, la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida. Pagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir.
obsesión, ma en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Ah, la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor. Adorarte para mí fue religión, ma en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor en la pasión. Ciao a tutti, ciao, ci amici, vediamo domani. Andate a ballare, mi raccomando, signora, quel vestito azzurro che si è messo le sta proprio da Dio. E Luciano Nelli vede tutto, eh? Io vedo anche di là. Non gli scappa niente. A domani, ciao. A domani. Quanti ritornelli